io adoro il mare di Alfasi, ovviamente. Ed eccolo il nostro campanile. Questa è una delle tante entrate della parte vecchia della città. Grado è chiamata la madre di Venezia. Pensate un po'. Qui ci sono degli scavi antichi. E in questa caratteristica casetta fanno un sacco di mostre, sempre gratis. Questa qui però mi sa che è chiusa oggi. Siamo tornati sulla diga, facciamo due passi, che bello quando non c'è nessuno. Faccio vedere dov'è la mia biblioteca. Sono contenta perché dopo 3 giorni di caldo assurdo oggi siamo tornati a temperature accettabili. Oggi abbiamo iniziato in maniera diversa. Benvenuti su Voce dei Libri, amiche lettrici, amici lettori. Vi dicevo, la mia biblioteca che è dedicata a Falco Marin, il figlio del poeta di Grado, Biagio Marin. Io mi ricordo che ero piccola e lo vedevo uscire di casa perché abitavo proprio di fronte a lui. E in realtà lo vedevo sempre molto serio, mi faceva alquanto soggezione, anche se comunque io lo salutavo perché sapevo chi era, e una persona molto molto stimata ovviamente, la nostra cittadina. E inizio a capire proprio adesso quanto era stimato anche a livello nazionale. Infatti ho trovato questo libro che mi ha consigliato la mia bibliotecaria, che è a cura di Claudio Magris e Edda Serra. E nella piccola introduzione al libro di quarta di copertina c'è scritto: l'opera di Marin, scrive Claudio Magris, si muove tra due poli, un'autenticità istantaneamente comunicativa e una raffinata coscienza delle lacerazioni del nostro tempo. Suo fulcro e chiave è un linguaggio che si sottrae a ogni compromesso, proteso verso quella vita vera di cui la lirica moderna constata e denuncia l'esilio, il dialetto. Il canzoniere di Marin ha la continuità del diario e il respiro dell'eternità, pervaso da un umanissimo senso del sacro e da un'illuminante percezione del cosmo, tocca con limpida e serena naturalezza apici di profondità metafisica. Questo volume raccoglie un'ampia selezione di poesie di Biagio Marin, seguita dall'omaggio a lui rivolto da alcuni dei maggiori protagonisti della vita letteraria italiana del Novecento: Carlo Bo, Pierpaolo Pasolini e altri, compreso Massimo Cacciari, di cui vorrei condividere poi nella info box un brevissimo omaggio a Biagio Marin di 3 minuti e mezzo che ho trovato su YouTube, quindi poi magari andate a vedervi questo piccolo
documentario. Vi dicevo, la biblioteca comunale di Grado è intitolata al figlio di Biagio Marin perché è morto in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornando alle poesie di Biagio Marin, che sono in dialetto gradese, il nostro dialetto è molto simile al dialetto veneto. È un dialetto molto duro, molto anche ostico, delle parole non proprio musicali, devo dire la verità. Però volevo lo stesso condividere una poesia che ho trovato particolarmente toccante. Poi ultimamente non so cosa mi stia succedendo, perché io non sono mai stata un amante della poesia. Invece ultimamente mi ritrovo ad ascoltare rapita anche su Instagram alcuni interventi di lettura di Elena Bonham Carter, che è talmente incredibile nel recitare la poesia e nell'interpretarla, che veramente prende vita, le sue parole prendono vita. E poi recentemente mi sembra di aver scritto anch'io alcuni versi, quindi non so cosa mi stia succedendo. Questa poesia, ovviamente ve la recito, ve la leggo in dialetto e poi, per fortuna, questa edizione ha anche tutte le traduzioni in italiano sotto qui. Ci provo almeno. Incesa te perdo, te cato per strà in ogni pensier della mia oscurità. Cussì tu m'ha fatto, na vela al tuo vento, e il grande tormento me rende beato. Son mar dei sae, che rie sotto il sol, na carne che duol della sua solitae. Peccato più serbo in un fantolin, più fresco al mattin, ma incesa te perdo. E significa, in chiesa ti perdo, ti trovo per strada, in ogni pensiero dell'ombra che sono. Così tu mi hai fatto, vela al tuo vento, il grande tormento mi rende beato. Sono mare estivo che ride sotto il sole, carne che duole per la sua solitudine. Ti trovo più acerbo in un fantolino, più fresco al mattino, ma in chiesa ti perdo. E adesso vi porto in un luogo speciale. Oggi sono qui a Trieste, questo è il Museo Revoltella e vado alla mostra di Van Gogh, finalmente. Tutti da Van Gogh, ma adesso è tutto mio. Dio due. Mm.
Di paese in paese e da oltre 30 anni va vagabondando in cascinale per tutta la Valle Padana. Quando i tempi erano più duri non ha esitato a cedere un suo quadro portato alla colla con una corda in cambio di un piatto di minestra con un filo di benzina. Giancarlo Nicoletti ha scritto tutti i miei aspetti in casa con la Potevo andare via senza farvi vedere questa meravigliosa piazza, Piazza Unità, che si affaccia sul mare laggiù. C'è un sacco di gente oggi. La mostra di Van Gogh era affollatissima, meno quella di Ligabue. Ora invece me ne torno a casa. Un bel pranzetto, la focaccia con le melanzane. Potevo lasciare la mostra senza comprare il catalogo. Di solito non mi faccio tentare con i cataloghi, ma mi sono talmente emozionata guardando le prime opere di Vincent, quelle a cui ha dato vita prima di trasferirsi in Francia, e mancavano del suo caratteristico colore, e invece le ho trovate davvero molto molto intense. Credo che fra poco vi faccio vedere anche un video dove passo di pagina in pagina, ma intanto vi faccio vedere qualcosa così. E la mostra l'ho trovata davvero molto molto curata, non solo proprio per la qualità di tutti questi quadri che arrivano dal museo Kröller Müller, che si trova appena fuori Amsterdam, io purtroppo non sono mai andata a vederlo. E questa donna che assieme a Joanna, la moglie di Theo, il fratello di Vincent, dopo le loro morti sono riuscite entrambi ad aiutare ad emergere il nome di Van Gogh nel mondo dell'arte e a creare il suo mito. Helena Kröller-Müller è riuscita nel suo intento di creare un museo. E adesso qui ci sono un po' di riflessi, quindi vi faccio vedere qualche pagina, perché oltre alle opere del Kröller Müller c'erano anche alcune opere del periodo parigino e del periodo anche della Provenza di Van Gogh. Ci sono sì le sue opere del periodo francese con i tipici vividi colori che ovviamente già conoscevo. Per me la sorpresa invece è stata proprio incontrare tutti questi disegni monocolore nel suo periodo iniziale. La delicatezza del tratto qui è così diversa da quegli schizzi così profondi che solcavano quasi la tela dei dipinti che ha fatto in Francia. Proprio così chiaro, delineato. E poi questi schizzi li includeva nelle lettere, pensate. Questo è stupendo. La desolazione in alcuni di questi volti
Forse è la stessa che provava Van Gogh. E qui c'è forse un po' più di testo, l'arlesiana e via dicendo. Meraviglioso acquisto. Oggi si torna a camminare almeno una mezz'oretta, niente vento, il mare si è calmato, il cielo è limpido e laggiù si vede anche Lignano Sabbio d'Oro. Non so se riuscite a vedere la linea dei grattacieli dei palazzi. Stamattina volevo girare altri video in quel di Grado, però avevo gli auricolari, stavo ascoltando Radio Z, quindi ero proprio in piena attività e quindi non volevo interrompere la mia camminata, visto che questa settimana ci sono stata una volta sola a fare un po' di attività fisica e quindi insomma mi perdonerete, però se vi piace questa struttura così del wrap-up settimanale con qualche immagine di vita quotidiana, magari lo riproporrò un po' più spesso. Purtroppo non ho letture da condividere con voi perché in realtà ho finito il romanzo di Divorzio all'Islamica, ma visto che sarà la lettura di discussione col mio gruppo di lettura della biblioteca, vorrei aspettare l'incontro con le mie compagne per capire anche che cosa hanno pensato loro del libro, perché io ho diciamo dei pareri contrastanti, quindi vorrei aspettare e darvi anche la loro opinione. Sto continuando la lettura di La fabbrica delle tuse, che in realtà potevo anche rinnovare perché si vede che hanno ricevuto più copie e quindi non c'era più l'esigenza di restituirlo, però ero davvero troppo curiosa di leggerlo ed è un libro molto scorrevole, credo che questo weekend riuscirò a finirlo, quindi senz'altro ne parlerò la prossima settimana. E continuo la lettura del vaso di Pandora e credo che avrò finito anche quello per la prossima settimana. Quindi passo, prima dei saluti, a raccontarvi un po' del progetto del premio BookTube Italia, però lasciando la parola alla nostra musa, l'ispiratrice di tutto questo progetto è Martina di Ima and the Books, che ha condiviso domenica scorsa questo video dove parla del progetto in sé e anche presenta i 14 libri che hanno scelto alcuni booktubers. Quindi Martina vi spiega bene come funziona questo premio, che ovviamente verrà votato da tutti noi booktubers. Noi siamo la community di BookTube Italia, una rappresentanza che quest'anno ha deciso di riunirsi, di stare insieme per organizzare un progetto, un premio letterario. Quest'idea nasce proprio dalla volontà di far sentire la presenza di questa community, che tanti e tanti di voi conoscono perché tanti e tanti di voi ci seguono, seguono molti dei nostri canali, alcuni magari da tanto tempo, altri da meno, perché ci sono delle realtà anche più giovani, più recenti. Ci conoscono e sanno che ognuno di noi a modo suo ha cercato sempre di condividere questa passione, questo interesse per la lettura facendo di internet, di YouTube in maniera particolare, una finestra per poter mettere in contatto il proprio amore, il proprio gusto, la propria curiosità con chi dall'altra parte può assorbire qualcosa e può restituire, perché la bellezza di questa community è proprio lo scambio, la condivisione, il fatto di aver creato qualcosa, di aver messo insieme persone come oggi pomeriggio che si trovano in posti diversi dell'Italia e non solo, anche fuori dall'Italia, che sono qui proprio per parlare di libri. Allora, un paio di mesi fa ci siamo riuniti con l'idea di creare questo premio letterario, che si chiama in maniera molto semplice Premio BookTube Italia. Che cosa vuol fare questo premio? Vuole prendere in considerazione i libri pubblicati da autori o autrici italiane e dare un riconoscimento della community di BookTube. In questo video di oggi, in questo incontro, che è un meeting con tante bellissime persone,
Vi vogliamo presentare questo progetto, vi vogliamo spiegare in che cosa consiste, come funziona, rendervi partecipi anche dei libri che sono stati candidati, che ve lo anticipo subito, sono veramente belli. C'è una varietà notevole di testi, di tante realtà editoriali. Vogliamo presentarvi questo progetto e mostrarvi i libri che abbiamo deciso di candidare. Come funziona il premio BookTube Italia? Abbiamo previsto tre fasi. Una prima fase si è già conclusa. Era la fase iniziale, quella delle candidature. Durante questa fase, molti canali che hanno aderito hanno candidato un testo. 14 canali hanno candidato un testo. Sono arrivate 14 candidature diverse, quindi abbiamo 14 libri diversi. E infatti le persone rappresentanti dei rispettivi canali a breve diranno qual è la candidatura che è stata effettuata. Io fra poco passerò loro la parola per presentare i libri che sono poi i veri protagonisti. Terminata questa prima fase, che si è conclusa il 31 di marzo, adesso si avvia la seconda, che è la fase di lettura. Abbiamo istituito un comitato di lettura composto da un gruppo ristretto di canali che si è volontariamente reso disponibile per la lettura di questi testi, perché capite bene che si tratta di un numero abbastanza corposo di volumi. Anche il recupero, poco fa parlavo proprio di questo, il recupero materiale di questi testi comporta comunque un impegno, o in termini economici o in termini di tempo, per andare a reperirli anche attraverso biblioteche, prestiti interbibliotecari, scambi, si possono effettuare tanti modi, sappiamo, per recuperare i libri. E in questa seconda fase, in questo secondo step del premio, i 5 canali che fanno parte del comitato di lettura avranno il compito di leggere e valutare questi 14 libri, in modo tale che al termine di questo secondo step vengano fuori soltanto 3 finalisti. Questa seconda fase si concluderà il 31 di luglio. Una volta che avremo questi 3 finalisti, tutti i canali che hanno dato la disponibilità a partecipare al terzo step leggeranno i 3 finalisti, e nel mese di novembre del 2024 istituiremo appunto un momento di incontro per decretare chi è il vincitore, a chi va il riconoscimento della community di BookTube Italia. E pensare che questo progetto è nato dopo il rifiuto del Salone del Libro di Torino di dare gli accrediti al Salone proprio di maggio, e quindi lo trovo una cosa straordinaria veramente che Martina abbia avuto questa idea e poi che abbia potuto mettere insieme alcuni dei creators di BookTube per formare proprio un vero e proprio premio letterario. Io spero che avrà successo, io sono onorata di poter far parte di quelli che voteranno, quindi rimanete sintonizzati su tutti i nostri canali per scoprire poi quando saranno annunciati i finalisti e il vincitore. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia oggi in questo video un po' strano, senza vere recensioni, ma tra poesia e arte, e anche questo fa parte della bellezza della cultura. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per il sostegno al canale, ci vediamo la prossima settimana con un altro book tag che è veramente molto bello perché avrà come protagoniste delle case editrici indipendenti, e quindi vi racconterò di più mercoledì prossimo. Vi auguro un buon weekend e anche ovviamente buone letture!